Ho cominciato a disegnare come tutti i bambini. Non riuscivo a comunicare con altri mezzi, per cui ho messo tutta l'energia nel disegno. Il mio lavoro ho l'impressione che cambi continuamente. Cerco sempre il disegno che esprima quello che sono io in quel momento. C'è stato un periodo che cercavo molto la classicità, altre volte l'espressionismo. Adesso mi ritrovo ad avere un rapporto col mio lavoro estremamente selvaggio, quasi impaziente. Per cui il bello è che mi obbliga a essere sempre vivo. Non so bene cosa abbia spinto gli altri autori che troviamo qui, come Ugo Pratt, Andrea Pazienza, Crepax. Credo che quello che ci accomuni, credo che sia l'amore o l'ossessione di esprimersi attraverso il segno. Io ho studiato a Venezia. Ho avuto la possibilità poi di tornarci invece per fare un libro su Venezia. E lì ho incominciato a rivederla, guardarla in maniera più metodica e capire quello che in effetti mi affascina di Venezia. Ed è il rapporto spaziale che si ha continuamente camminando per questa città. Si passa dai vicoli stretti ai ponti, alle piazze e continua a cambiare il nostro punto di vista. Ed è una Venezia non ordinaria, non turistica. È una Venezia fatta di muri, di mattoni rossi, di calle. Adesso vivendo a Parigi mi accorgo come andando fuori dal nostro paese ci si accorge veramente cos'è la cultura. Perché la cultura è fatta di luce, di odori, di profumi, anche di rumori che non trovi negli altri paesi, oppure dell'architettura, giustamente. I miei occhi si portano dietro le forme delle piazze italiane. La luce che c'è in Italia non c'è negli altri paesi, perché grazie al Mediterraneo, grazie al mare, grazie alle Alpi, c'è una luce sempre rosata, giallognola, strana, la famosa luce poi anche dei Tiepolo e di tutti i grandi artisti italiani.